Allora, Presidente, stamattina la città metropolitana viene da voi a presentare un'ipotesi di progettazione per quanto riguarda il piano strategico. Quale sarà l'atteggiamento della vostra associazione? Beh, il nostro atteggiamento ovviamente è positivo e propositivo. Il fatto che la prima uscita sul piano strategico metropolitano avvenga nella nostra sede è per noi motivo di orgoglio e anche motivo, come devo dire, di speranza che si faccia poi un laboratorio, il comitato, diciamo, previsto dalla legge della città metropolitana, proprio per lavorare insieme sullo sviluppo del nostro territorio. Gli investimenti sono cospicui che si prevedono. Come associazione voi da tempo chiedete che siano investiti i soldi. Credete che questa possa essere un'occasione favorevole anche per quanto riguarda lo sviluppo e il recupero sulla crisi? Allora, sono stati sbloccati e recuperati circa 400 milioni di euro non vincolati, quindi liberi. Noi speriamo che si riesca nel difficile compito di contemplare, diciamo, la soluzione di alcune emergenze del nostro territorio, cioè dalle buche ai cornicioni, ecco, per essere sintetica, con una visione invece strategica che possa poi invertire la tendenza e dare reale sviluppo. Pensa che ci saranno altre occasioni di incontro? Sì, certamente, ma noi ci incontriamo, non dico quotidianamente, ma siamo già stati presenti nelle commissioni della città metropolitana e continueremo a collaborare, di questo sono certa. Io partirei velocemente da quello che è lo slogan che è stato scelto dal sindaco e proposto al Consiglio metropolitano per il primo piano strategico della città metropolitana di Napoli. Una città metropolitana a 92 comuni. L'obiettivo è quello di elaborare un'unica visione di sviluppo dei nostri territori che possa tracciare 92 comuni e che nasca dal principio che l'elaborazione deve vivere del contributo di tutti e 92 i sindaci. Vorrei ricordare a tutti che questo obiettivo di realizzare il piano strategico è particolarmente sfidante e innovativo per i nostri territori se considerate che a sud della linea Firenze-Bologna non esistono piani strategici adottati da una grande città. Allora, il processo è stato avviato con la delibera 184 che è stata approvata dal Consiglio metropolitano su proposta del Sindaco De Magistris nel novembre 2018. Il Consiglio metropolitano è andato a definire quelle che sono le direttrici di sviluppo della nostra area metropolitana. Sostanzialmente noterete che le direttrici sono due che poi si sottoarticolano in azioni e assi. Il Consiglio ha approvato in particolare due obiettivi fondamentali, cioè quello di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio e consegnare ai nostri cittadini una qualità della vita superiore rispetto a quella che abbiamo oggi, ovviamente andando a operare su quello che è l'ambiente, inteso sia come salvaguardia del verde, miglioramento degli standard di vivibilità, sia di sicurezza del nostro ambiente. Quali sono, insomma, gli obiettivi di questo piano? Il piano è importante perché dà una visione d'insieme della città metropolitana. Sono risorse che vanno direttamente ai 92 comuni, nelle materie di competenza della città metropolitana, quindi parliamo di infrastrutture, di ambiente, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, sviluppo, cultura e quindi una grande boccata di ossigeno per gli enti locali che sono privi di risorse economiche e in una filiera di totale trasparenza del rapporto tra ente erogante e valutazioni del territorio. Quindi è una novità assoluta. Siamo riusciti a liberare 400 milioni di risorse, è una grande opportunità e ovviamente attendiamo anche ulteriori proposte da parte del mondo dell'economia, delle professioni, del terzo settore, dell'impresa. Quindi credo che è una grande opportunità per l'area metropolitana di Napoli. Lei è per sfruttare gli spazi già esistenti, quindi non colate di cemento o invece per nuove costruzioni? No, ma non c'entrano le costruzioni qua, sono realizzazioni di infrastrutture che servono a tutti, di edilizia scolastica che serve a tutti, di teatri che servono a tutti, di parchi pubblici, quindi sono servizi per migliorare la qualità della vita, la qualità dei servizi, la capacità attrattiva dei nostri territori, fare sviluppo e creare lavoro. Quindi è una grandissima opportunità strategica che dà una visione all'area metropolitana in modo da garantire sempre di più le condizioni di vivibilità nei nostri territori.